Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Cari amici, City Report, Tullio Trapasso, Hermes, Paolo dietro la camera. Dove siamo oggi? Con un po' di sole, ci troviamo nel Municipio 4 di Milano e stiamo andando a vedere quello che succede all'interno del Parco Marinai d'Italia, Parco Formentano, che sta creando parecchi problemi e c'è una discussione che dura da un po'. Uno per la palazzina Liberty, che viene pitturata, verniciata, eccetera, che è del Comune di Milano, ma pare che il Comune la voglia privatizzare e quindi questo ha fatto salire dei malumori, e poi per le solite questioni purtroppo ormai solite di degrado, spazzatura, cose che non vanno, che adesso vedrete con i vostri occhi. Andiamo, entriamo nel parco. Palazzina Liberty, qui è dedicata a Dario Fo Francarame, che per un periodo stavano qui dentro in maniera non proprio regolare. Come vedete, il problema delle foglie, dell'incuria, eccetera, si vede anche in queste cose. Tra l'altro c'è anche, guardate quel vetro, qualcuno che ha tirato una sassata, quel vetro, e ha spaccato il vetro. Ma andiamo a vederla da davanti. Cari amici, stiamo andando a vedere la bocciofila, che da tanti anni crea problemi perché gli anziani del parco non la possono più usare, in quanto è diventata rifugio con tanto di tende, eccetera, e tutti senza tetto ci sono da queste parti. Ed ecco, questa è la visione sempre della bocciofila. Ci hanno già dato e detto di tutto perché stiamo facendo vedere questa cosa, ma come sapete noi non ci tiriamo indietro. Il nostro monitoraggio e l'attività di City Report va avanti, non ci ferma nessuno. Ed eccoci, corso 22 marzo, Parco Formentano, pieno giorno. Dopo che vi abbiamo fatto vedere i campeggi con le tende dentro la bocciofila,
vi facciamo vedere che ci sono accampamenti anche fuori dalla bocciofila, perché addirittura c'è talmente tanta gente, molti sono reduci dalle villette di Viale Molise, dell'ex ortomercato dove vendevano anche i polli, insomma quell'area lì, che non è troppo distante da qui, che vi abbiamo già fatto vedere in altre puntate. Hermes, andiamo a vedere, andiamo a dare un'occhiata. Possiamo vedere che il parco è anche molto frequentato dai famosi rider di vari Glovo, Just Eat e quant'altro, che si riuniscono qua in attesa delle chiamate. E alcuni sono tranquilli, altri lasciano sporcizia ovunque, come abbiamo già visto, diciamo, dai, abbandonati. Molti sono anche Hermes Alticci. Sì, e che abbiamo notato. Questo parco mi sembra diventato una succursale di dormitorio bivacco e una stazione per i rider, che hanno la loro dignità, ma diciamo che quello che si vede fare qua dentro lascia molto da dire, insomma. Non attacchiamo chiaramente tutta la categoria, perché sono anche quelli che si comportano bene. Beh, andiamo a vedere un altro bivacco, seguici Paolo. Ecco qua, altro bivacco per la notte, coperte, lenzuola, cartone di vino, pacchetti di sigarette e non manca nulla. Cari amici, City Report, come state vedendo dalle immagini, siamo stati al Parco Formentano, stiamo girando un po' il Municipio 4 e poi vedrete anche altre cose. Siamo qui con un nuovo ospite, per la prima volta con noi, Davide Rocca, consigliere del Municipio 4, molto attivo nella zona, di Fratelli d'Italia. Ciao Davide. Ciao Tullio, buona serata, buongiorno. Allora, vado subito al sodo. Siamo stati in questo parco che dista pochissimo dal centro di Milano, in una zona quindi non estremamente periferica e degradata. Abbiamo trovato di tutto. Parto con te. La questione è, per esempio, della bocciofila. Questa bocciofila che è all'interno del parco. Allora, un problema che va avanti dal 2017. Comitati, cittadini, nonni che portano i nipoti al parco l'hanno segnalato ormai da 5 anni. Si sono susseguiti in questi anni 3 assessori alla sicurezza, ma il problema continua ad esserci. Quindi abbiamo un'intera bocciofila occupata abusivamente da decine di sbandati che H24 rimangono lì nel parco o si spostano comunque nella zona Marinai 22 marzo e magari si allontanano solo per andare a mangiare in piazza Tricolore dai frati, piuttosto che comunque orbitano sempre attorno al parco. Ecco, aggiungo 2 cose. Adesso, noi siamo stati lì, noi eravamo già stati con, voi non lo so se lo sapete, ma lui ha un fratello che si chiama Francesco Rocca, come lui, che è consigliere comunale. Eravamo stati a vedere tutta l'area di Viale Molise, quelli che erano i mercati della frutta, dei polli, eccetera. Molti di questi personaggi, sgomberati da lì, dopo tutti i danni che hanno fatto, sono finiti dentro questa bocciofila. Quindi non abbiamo neanche dire non arriva più nessuno dagli ultimi anni. No, continua ad aggiungersi gente. Le costruzioni all'interno ormai occupano praticamente tutto il piano dove si giocava con le bocce. E fra l'altro danno molto fastidio anche a tutti quelli che sono nei pressi, tipo quelli che giocano a basket, di solito sono filippini, eccetera. Ci hanno raccontato delle cose, ma questo potrà indagare meglio. Noi il nostro esposto lo facciamo sempre, la polizia locale e la polizia di Stato, visto quello che accade. Ti porto un'altra situazione ancora. Ecco, tanti ci chiedono, la palazzina Liberty in questo momento è degradata, ci sono i graffiti, c'è gente che, come si vede nel video, si va lì, la usa come servizio igienico per spogliarsi nuda, nonostante ci siano sulla destra i parchi giochi con le mamme, quelle poche che ancora li portano lì, che sono coraggiosissime. Cosa succede di questa palazzina Liberty? Perché tutti ce lo chiedono.
Sì, Allora, da quanto ho appreso, a breve dovrebbero indire un bando proprio per privatizzare la gestione di questa palazzina. Chi vincerà questo bando dovrà riqualificare la palazzina, quindi restaurandola, e con un esborso abbastanza importante, parliamo di milioni di euro. Sì. E ovviamente c'è il rischio che questo bando andrà deserto come per le palazzine di Viale Molise. E quindi torniamo alla situazione di questa palazzina prima della ristrutturazione, perché io me la ricordo già occupata. Io ho quasi 50 anni, me la ricordo occupata, abbandonata con i tossici dentro e fuori. Il rischio è proprio quello, che il bando andrà deserto, anche perché chi va a investire su una palazzina quando proprio a poca distanza c'è una situazione di quel genere ormai incancrenita da oltre 5 anni. Ecco, nei 5 anni ci aggiungo anche tutta l'area ex immobiliarista Coppola, quella della stazione, che anche lì vediamo degli alti e bassi. Per esempio c'è la via Cena, che è proprio fronta laterale al parco, dove hanno aperto una bellissima Esselunga nuova, eccetera. Peccato che da un lato della strada ci denunciano sempre che è totalmente al buio. Lato Esselunga illuminato, l'altro lato, dove ci sono anche delle aziende che adesso sono dismesse da anni, l'illuminazione è carentissima. Addirittura io sono dovuto andare con una torcia, perché un signore aveva perso le chiavi, gli erano cadute per terra le chiavi, e dal buio alle 7 di sera non le trovava. Cioè, l'illuminazione di quella strada da chi dipende? Cioè, il lato destro Esselunga l'hanno fatto, l'altro lato? L'altro lato è sempre il comune con i piani illuminazione deve in qualche modo intervenire. Abbiamo il problema sempre da quel lato di Viale Umbria, via Cena, il parco che doveva essere inaugurato entro giugno 2021, ma adesso addirittura si sta parlando di un'inaugurazione ai primi mesi dell'anno prossimo. Quindi lì c'è proprio tutta un'area dove il comune l'ha proprio completamente abbandonata. Oltre ai proclami, nulla ha fatto per risolvere quelle situazioni che vanno ormai avanti da troppo tempo. Sì, sono d'accordo. Aggiungo una cosa di livello globale. C'è una bella figura che noi come zona 4, municipio 4, cittadini di Milano abbiamo, le tende lato Viale Umbria con i bivacchi, che sono state addirittura riprese da Google con Google Maps. Quindi pensate, in qualunque parte del mondo, quando gli direte Viale Umbria eccetera, diranno: ma dove abiti? A fianco a quelle belle tende abusive dentro al parco. Ma anche quelle, al di là della questione della bocciofila, quelle sono strutture che possono essere rimosse velocemente, cioè sono lì da mesi. È un problema che io ho notato essere presente in vari punti del nostro municipio e in generale in città. Abbiamo delle tende sotto il cavalcavia di Piazzale Corvetto, sì, verso il Parco Galli di Piazza Ovidio. Me l'hai anticipate, sì, sono andato a fare anche quelle. Sono proprio un fenomeno che anche quello. Evidentemente il comune non riesce a collocare in modo dignitoso le persone che, ahimè, ai noi, decidono e preferiscono di dormire in mezzo alla strada dentro le tende. Va bene, il discorso qui verrebbe proprio da... Apriamo veramente un vaso che purtroppo, torno a ripetere, problematiche di cui il comune ormai da 11 anni, quindi 11 anni di sinistra, Non ha preso. Tra l'altro ti dico, la cosa che mi fa più pensare è che queste situazioni, quando si incancreniscono, di solito non si risolvono bene. Dici bene. Perché sì, quando sono talmente radicati, come è successo in altre strutture, o fai un intervento militare di quello pesantissimo, quando in realtà poi, visto, mi hai parlato della situazione dei sottopassi eccetera, lì basterebbe un'azione mediata con un assistente sociale accompagnata chiaramente da un poliziotto, da un tutore dell'ordine. Quando si creano questi grossi bivacchi, poi tutto... Sì, io temo che proprio non manca la volontà politica di risolvere questi problemi, manca quella sensibilità di risolvere le problematiche sociali nella nostra città. Sì, e questo viene da ridere, dato che vedo che il nostro caro sindaco adesso presenta le Olimpiadi, insomma... Problema che sul sociale queste giunte non hanno fatto nulla. Va bene. Perfetto, io ti saluto per ora, teniamoci in contatto per eventuali aggiornamenti, speriamo positivi, e salutiamo Davide Rocca, ospite di City Report, alla prossima. Grazie. Ciao Davide.
Grazie a tutti, buona giornata. Cari amici, per oggi dal Parco Formentano siamo in via Cena, Nuova Esselunga, le proprietà che da decenni aspettano di essere costruite al posto della stazione di Porta Vittoria. Adesso qualcosa si sta muovendo, ma vedremo. Vi salutiamo insieme ad Hermes e a Paolo Rusconi e non molliamo mai, andiamo avanti. City Report.